dove o la verità emerge immediatamente con il reo confesso che alza la mano, o dove è difficile, indipendentemente dal tifo che l'opinione pubblica e a volte anche le parti politiche, come se la verità potesse avere un colore politico, è difficile dopo un certo periodo entrare dentro la materia e approfonditamente trarre delle conclusioni. Quindi tutti questi anni, che molti di noi sono cresciuti con questi, con molti dubbi, con molte curiosità e soprattutto con la, il pensiero che lo Stato di tutti, quindi non lo Stato di qualcuno, lo Stato, il Parlamento della Repubblica. Saluto l'intervento del sindaco di Sesto Giannasi, abbiano già sollevato una serie di interrogativi su questo mistero d'Italia, uno di tanti misteri d'Italia che purtroppo ha visto, diciamo, tragedie familiari, oltre 42 morti, 500 malati e chissà quanti ancora si aggiungeranno, speriamo di no, però potrebbero aggiungersi a questi numeri che sono stati così ricostruiti da Domenico Leggero. L'abbiamo fatto noi parlamentari al Senato, l'abbiamo fatto però insieme dai consulenti che, come Domenico Leggero e il professoressa Gatti, ci hanno dato la possibilità di cominciare a mettere dei punti di certezza su qualcosa che non era stato indagato. Passavano i mesi e gli anni, aumentavano invece di diminuire le vittime, morte, alcuni ragazzi, come è stato ricordato, molti, moltissimi altri ammalati e in cura. Ebbene, c'era una necessità di fare luce su questa terribile sindrome dei Balcani, perché è soprattutto con la guerra nella ex Jugoslavia che abbiamo avuto i primi sintomi a livello di diffusione di massa. Ci diceva che certe patologie sono letali se ci sono delle radiazioni importanti. Non era questo il caso. Ho cominciato quindi ad analizzare questi soggetti, i tessuti patologici, e non ho mai trovato a tutt'oggi uranio impoverito all'interno di questi tessuti patologici. Quindi questo è il primo punto da cui non si prescinde. È possibile che in altri tessuti che io non ho analizzato, che io non ho avuto per essere analizzati, ci possa essere. Questo è ovvio che ci sta. Però dentro i tessuti patologici, là dove c'è la cellula malata, lì c'erano altre cose, non quelli. Faccio una premessa, io ho due casi di persone civili con polvere di uranio dentro, ma le hanno prese in un altro posto, non c'entra niente i Balcani, quindi io lo vedo l'uranio. Dentro questi soldati però ho visto una cosa diversa, strana, delle polveri sottilissime, finissime, che io chiamo nanoparticelle. Quindi per farvi un esempio, tutti voi avete la conoscenza dei PM10, che vuol dire 10 micro, che sono quelli che delle volte non ci fa girare, che sono quelli che sono nell'aria da inquinamento. Non stiamo parlando di polveri da un micro, stiamo parlando di polveri sotto al micro, 10 nanometri. In civili di Sarajevo ho trovato polveri da 10 nanometri. Ora, come fisico vi dico che io lavoro anche con le nanotecnologie, in cui si fanno delle nanoparticelle, ma si fa nel laboratorio. Ora, trovare delle persone che un laboratorio di fisica non l'hanno mai significa che non sono nei libri, non ci sono. Quindi uno dice, come ha fatto ad avere questa roba lì dentro? Quindi di lì è nato tutto uno studio, non solo. Dal punto di vista normativo devo dire che prima di queste missioni di pace lo Stato italiano non aveva pensato ad una normativa che potesse far fronte a queste problematiche, ai possibili danni dei militari italiani. Di recente c'è stato un decreto del Presidente della Repubblica che ha riconosciuto, per così dire, un maggiore indennizzo a questi militari che decedono o che comunque rimangono vittime di questi eventi. Prima di questo decreto del Presidente della Repubblica, il militare che decedeva prendeva, quando andava bene, circa 15.000 euro di indennizzo. Oggi invece è stata estesa la normativa delle vittime del dovere anche a questi militari che hanno contratto queste patologie.
Dal punto di vista complessivo devo dire che c'è una forte amarezza da parte dei familiari dei militari deceduti, perché non vedono delle risposte meritevoli di considerazione. Vi è da dire che per le forze armate e le forze di polizia in genere la 626 è un illustre sconosciuto, e quindi la normativa che dovrebbe tutelare negli ambienti di lavoro i lavoratori, quindi i militari, e questo perché c'è un meccanismo di riempimento della legge 626 che è demandata dai decreti ministeriali. Sono delle tute che servono appunto a mantenersi immuni da certe cose, questo è molto semplice, quindi la diversità della cosa è questa. Perché i nostri militari non possono essere attrezzati di certe cose? Forse sarà un discorso di budget, forse di soldi elevati, non lo so, questa è una domanda che io poi rimando a chi di competenza, quindi ai nostri l'ambasciatore italiano. Mi ricordo questa cosa perché il dispositivo di sicurezza, la scorta dell'ambasciatore italiano, erano sudati, stanchi, pieni di polvere, e ci dissero: ragazzi, noi per voi abbiamo corso tanto, abbiamo sudato tanto, ci avete fatto penare. Poi mentre stavamo andando via, uno di loro si girò e ci disse: comunque, per qualsiasi cosa, se avete bisogno di qualsiasi cosa, noi siamo qui fuori. E questo fa riflettere molto. Grazie. Svicoliamo dei problemi anche semplicemente per pigrizia. Ecco, invece in questo caso c'è stata una lunga battaglia, e questa battaglia è partita proprio dalla volontà di non fare sconti, di non mettere la testa nella sabbia, di andare fino in fondo. Detto questo, io credo che dobbiamo arrivare fino in fondo in questa vicenda. Dobbiamo arrivare fino in fondo perché abbiamo innanzitutto un dovere nei confronti delle vittime, ma abbiamo anche un dovere nei confronti di tutti gli altri operatori delle forze armate, di tutte quante le popolazioni, tutte quante le varie realtà che si muovono, che possono essere in qualche modo coinvolte in situazioni e episodi. Sì, è la stessa confidenza che ho dato ai ragazzi, quindi grazie a tutto. Sì, io mi auguro di scrivere un libro, ma una sola pagina, e con su scritto fine di questa storia. Io lo spero, ci credo, anche perché se riusciamo a mettere una parola fine a questa storia, ridiamo quell'orgoglio, quella forza alle istituzioni che in questo momento, insomma, sono un pochino in crisi, proprio perché non sanno dare delle risposte, proprio perché non sanno rispettare per prima chi le difende, e chi le difende sono i nostri ragazzi un po' in tutto il mondo. Grazie a tutti per essere qui, e a risentirci, arrivederci alla prossima. La ricerca fatta di combinazioni, di documentazioni, di fatti, no? E alla fine più andavamo avanti, più venivano elementi. Tanto bene, in effetti il libro sembra quasi interrotto, perché a un certo punto ci siamo chiesti, ci siamo posti il problema, cioè o si finisce, se no è destinato a non finire, così è esattamente la storia, i ragazzi continuano a morire, mentre il libro stava andando in stampa su molti altri due ragazzi. Quindi dovevamo decidere di raccogliere le storie significative per far capire il dramma umano. I documenti attualmente raccolti, anche quelli della commissione d'inchiesta che ormai lavora da maggio. Quindi ci tratta anche di un libro documentale. È un libro documentale e di storia.